Mini recensione richiesta da Federico Fabbri, che mi chiede di parlare, quindi mini recensione musicale, del disco pop del 1997 del gruppo famosissimo irlandese di U2. U2 sono uno dei gruppi della New Wave che ha avuto più successo insieme ai Police e a pochi altri, Simple Minds e Duran Duran, e pochi altri hanno avuto questo veramente successo enorme dato dalla New Wave. Se i loro primi tre dischi erano buona roba, Under Blood Red Sky secondo me il live è un capolavoro di disco di rock wave, e poi con Joshua Tree e tutto il resto hanno fatto dei buoni lavori, con Brian Eno soprattutto, che gli ha creato un suono. Rattray and Dame fece uno scivolone gigantesco. Poi per me uscì Acton Baby, il loro vero capolavoro, un lavoro mostruoso di René Lalois e Brian Eno, di lavoro di produzione su dei pezzi scritti in maniera magnifica. Poi uscì quella cosa non riuscitissima a tratti, ma veramente interessante e divertente, come Zuropa, che era un, di questo pop surreale, questo pop dadaista, era veramente folle. Dopo questa incursione anche in un certo tipo di musica ancora più elettronica, i nostri decidono di far uscire appunto nel 1997 questo pop, di cui esce il disco Discotheque, proprio una canzone dance trivialissima, Tamarra, con degli ottimi suoni di chitarra, chiaramente ben suonata dai nostri, prodotta benissimo da UIB, Fluff e tutto il resto, ma che mi lasciò parecchio sorpreso, perché non aveva quell'idea proprio compositiva scoppiettante del dischi precedenti. Non è un caso che pop è l'ultimo disco che ho comprato degli U2, perché quelli dopo fanno veramente Catran e No Lie on the Horizon, che ha ancora una buona produzione brianina, ma per il resto questo disco, tranne Please, è sicuramente la canzone più bella, un'accurata ballata sulla scia forse di One, ma forse anche più bella. Questo è un pezzo notevole, secondo me, con un video meraviglioso, un solo di chitarra di quelli semplicissimi alla The Age, con quel suono che veramente di lei che va da una parte all'altra con tre note, sembra ne faccia 200, e sono splendide per come sono messe. Sono altri pezzi interessanti nel disco, non è che tutto il disco sia da buttare assolutamente. Do You Feel Loved è un pezzo notevole che può ricordare Suede, addirittura il Britpop. Ci sono uscite più dance ma meno tamare e più interessanti, come Mojo, che diventò anche un singolo, che è un buon pezzo. E anche l'ultimo pezzo, che vuole essere quasi alla Velvet Underground, è interessante, ovvero Wake Up Dead Man. Ma nel complesso però il disco dei 12 pezzi che ha ne salva 4, il resto è proprio ce n'è 2-3 che sono spazzatura, quindi disco per me modesto, un disco che segna la fine degli U2 definitivamente. Ecco, qui per me gli U2 hanno fatto festa, dopo quasi una ventennale carriera con questo disco video vanno proprio smette, il resto, anche se poi qualcosa di buono gli è venuto fuori nelle collaborazioni per Million Dollar Hotel, qualcosa con Brian Eno, ma resta il fatto che il gruppo di qui in poi è sempre andato più a diventare la parodia di se stesso, e Bono ancora di più. Resta il fatto che questo pop qualche pezzo buono al suo interno ce l'aveva, è l'ultimo disco che ho comprato, anche perché provavano, cercavano di cambiare ancora gli U2, ma senza Brian Eno in console, anche se AWB è un grande flood dello stesso, non sono riusciti a ripetere la magia appunto del grandioso Acton Baby. E per me qui è finita la storia degli U2, appunto con Please e con qualche pezzo sparso qua e là, come ho detto, la colonna sonora di Million Dollar Hotel. Per il resto siamo di fronte a un disco di dance rock, di techno rock, che in alcuni punti vorrebbe essere molto più dance che rock, che però insomma secondo me non era proprio nelle corde dei nostri, e che nonostante la scintillante produzione, perché scintillante è, il disco riesce a non prendere quasi mai se non in 2-3 pezzi, proprio per la mancanza compositiva e per un senso anche di quasi presa in giro che il disco mette nello spettatore, visto tutte le chiacchiere ha sempre fatto Bonovox su Elettrone, su quello e su quell'altro, insomma poi alla fin fine più che una svolta artistica sembra di molto una svolta commerciale, che comunque ha reso, perché Pop ha venduto uno sbotto